Ciao a tutti! Bene, dopo questa cagata, ieri vi ho parlato dei talk show americani che guardo io su YouTube. Lo so che ce ne sono altri 10.000, ragazzi. Lo so, è pieno di talk show. Io mi guardo quelli su YouTube, quindi per quello vi ho detto quelli. Cioè, è inutile che vi consiglio cose che non guardo neanche. Il video di ieri è venuto lunghissimo, quindi cerchiamo di sbrigarci questa volta. Talk show inglesi questa volta. Vi dico appunto quelli che guardo io. I primi due talk show che vi dico sono in realtà dei giochi, una specie di quiz. Però i concorrenti sono stati sostituiti da dei comici in tutti e due questi programmi che vi sto per dire. Il primo programma ha un nome stranissimo, si chiama 8 out of 10 cats does countdown. Ho scoperto adesso su internet guardando che in realtà è un mix di due quiz televisivi diversi, li hanno messi insieme e hanno fatto questo gioco. I concorrenti appunto sono dei comici, ragazzi, quindi è per quello che lo guardo, perché mi fa ridere. I giochi sono dei giochi un po' matematici e un po' della lingua inglese. John became a father. Must have been amazing holding that child for the first time and thinking, wow, just 9 months ago I was sitting at home waiting for my wife to get back from her yoga retreat. Ma vabbè, a parte il gioco, che di per sé, se volete, partecipate anche voi, se no no, da casa. È bello proprio ascoltarli perché sono comici e quindi fanno ridere, punto. Il secondo gioco ha sempre dei comici come concorrenti e quindi è per quello che lo guardo. Il secondo gioco è Would I Lie to You? Cioè, ti mentirei? Punto di domanda. Questi comici devono leggere dei fogli con delle cose che riguardano loro e gli altri concorrenti devono indovinare se è la verità o stanno dicendo il falso. Victoria doesn't know this, but on those very rare occasions that she does something I find irritating, I get my own back by sneaking upstairs and moving her bookmarks. È bello perché queste cose sono sempre molto strane e si possono fare delle domande per capire appunto se una cosa è vera o falsa ed è molto comico. Lo so, l'ho spiegato malissimo, ragazzi. Andate a cercare su YouTube Would I Lie to You e vedete se vi piace oppure no. Attenzione, l'inglese, sia del programma di prima che di questo, è tostino, nel senso che è inglese strettino, quindi occhio. Comunque ho deciso che il Giotto Turbo Color è il mio compagno di avventura per questi video, quindi ci sarà sempre. Se non lo vedete, vuol dire che è successo qualcosa. Ciao, sono Turbo. Giotto Turbo. Bene, passiamo ai talk show veri e propri. Al numero 2, sì, oggi ne ho solo 4, ragazzi. Al numero 2 metto il Jonathan Ross Show. È questo signore qua con la R super moscia, super strana, quindi se fate fatica a capirlo, tranquilli, faccio fatica anch'io perché c'è una R pazzesca. You are useless. Can I just... You know that? I don't like when people talk to me when I drive. Have the three of you thought about relationship counseling? E lui, anche lui è nato come comico e fa un sacco ridere, intervista attori, personaggi famosi, cantanti, eccetera, eccetera, eccetera. Al primo posto ho messo The Graham Norton Show. È uno show abbastanza grande, abbastanza famoso, con il pubblico nello studio finché registrano la puntata, insomma. E sicuramente l'avrete già visto perché ci vanno un sacco di stars e ogni tanto ci vanno anche dei cantanti, cantano live o comunque cantano lì nello studio. E niente, è molto bello, c'è uno schermo lì di fianco a lui, ogni tanto fa vedere qualche tweet, qualche cosa imbarazzante riguardo all'attore o al cantante di turno. Alla fine dello show, così una curiosità ve lo dico, alla fine dello show ha sempre questo momento che si chiama momento della red chair, della sedia rossa. E praticamente dei personaggi del pubblico, delle persone del pubblico, vengono a dire una loro storia. Se questa storia è divertente, lui li lascia alzare in piedi ed andare via. Se questa storia non è divertente, lui flippa uno switch e la sedia si ribalta. Flippa uno switch. Quindi ricapitolando, i due giochi sono 8 out of 10 cats does countdown, comici, un quiz. Un altro quiz è Would I Lie to You? Punto di domanda. Il terzo è The Jonathan Ross Show. E il secondo dove l'ho lasciato? Vabbè, il primo è The Graham Norton Show.
Ciao.